L'importanza della figura dei carabinieri attraverso la conoscenza dell'opera che gli uomini dell'arma svolgono quotidianamente, anche attraverso l'utilizzo di mezzi sofisticati. Una giornata decisamente speciale, quella che si è svolta oggi, lunedì 2 maggio, a Valperga e che ha visto fianco a fianco i giovani studenti delle classi dell'Istituto Comprensivo Valperghese, l'associazione Enzo d'Alessandro, l'Unione Valgallenca, che ha dato il patrocinio, ed appunto i carabinieri. Piazza Unità d'Italia, a partire dalle ore 8:30, ha fatto da sfondo un evento che ha permesso ai bambini e ai ragazzi delle classi elementari e medie di vedere da vicino mezzi e strumenti utilizzati dalle forze dell'ordine, oltre che conoscere i metodi di lavoro e di intervento usati a seconda dei casi. Ad essere pronti a dare tutte le spiegazioni del caso sono stati gli uomini della compagnia di Ivrea, guidati dal capitano Manuel Grasso, nonché quelli della stazione di Quarnier diretta dal maresciallo capo Gianmarco Altieri e dal nucleo radiomobile. Gli studenti presenti hanno potuto interagire anche con i componenti del nucleo investigazioni scientifiche, con quelli del nucleo artificieri, con i carabinieri forestali, con i carabinieri elicotteristi e con quelli dell'unità cinofila. Non sono mancati anche i momenti particolari sentiti, come l'inno di Mameli, cantato dagli allievi valperghesi, nonché la canzone eseguita in ricordo di Enzo d'Alessandro, indimenticato carabiniere che ci ha lasciato 19 anni fa. Alla manifestazione hanno presenziato il sindaco di Valperga, Balta Sandretto, la prima cittadina di Quarnier, Giovanna Cresto, i rappresentanti delle due amministrazioni comunali, nonché la dirigente scolastica Valeria Gnotti. Tirando le somme, una giornata riuscita a pieno, la quale è stata capace di riportare l'attenzione sull'arma, costantemente vicina ai cittadini e che opera in sinergia col territorio per il bene della comunità canavesana.